Siamo. Ciao a tutti, Eccoci. Ciao ragazzi. benvenuti. Questo è Le Camerette, questo è Parlarne tra amici. Con me, che sono Federico Sardo, ci sono Giulia Caterina Trucano, Wild, Rolex One e quant'altro, e un signore di nome Zero Calcare che fa il fumetto. Come stai? Sono vivo abbastanza. E tra l'altro vediamo che in ossequio a De Camerette, Zero Calcare non è in sala, ma è in cameretta. Esattamente. Siamo Guarda, commossi. si può anche vedere l'orrore del fatto del mio degrado per il fatto che dormo con il piumino senza copripiumino buttato sopra le lenzuola. Bravissimo, beh, ma del resto c'è un abbruttimento generale in quarantena, no? Durante il lockdown. L'abbruttimento è, direi che è parte essenziale dell'esperienza, o no? Sì, tra l'altro, però in realtà Giulia, cioè, è così ravvicinata che non si vede se sta immersa nel degrado. Te stai con una libreria dietro, quindi. Quindi fate finta di niente perché non è tecnicamente una cameretta, Va però sono bene, un po' ok. nello scomodo, solo per voi. Va bene. Io invece appunto ho la libreria che così maschera sempre, cioè libri, basta, poi non devi giustificare niente. E invece giustifichiamo questa nostra diretta con la presentazione di ben due libri, non uno solo, che sono Scheletri, ultima graphic novel vera e propria, ultimo libro romanzo a fumetti di Zero Calcare, e A Babbo Morto, che è il libro natalizio, diciamo, di Zero Calcare, uscito da pochissimo e raccomandato per i regali ai vostri figli e ai bambini piccoli, no? Come vedremo più avanti. E comunque io intanto, come prima cosa, ti farei una domanda, poi io e Giulia Caterina ci rimbalzeremo un po', magari una domanda a testa. La prima domanda che ti volevo fare è come stai? Essendo in promozione di ben due libri, ma non a girare l'Italia facendo dediche per 15 ore ogni giorno in giro per l'Italia a fare dediche. Sei contento del fatto che una pandemia ti abbia evitato questa occorrenza, oppure invece mentirai dicendo che ti manca l'abbraccio dei tuoi fans? Allora, non mi manca l'abbraccio dei miei fans, però è chiaro che c'è una parte figa del fatto che comunque io rispetto a 10 anni fa comincio a accusarlo fisicamente. Cioè, a me adesso fare una nottata dei disegni fino alle 4 di mattina, eccetera, comincio a avere difficoltà a recuperare, cioè ho bisogno dei 4-5 giorni per recuperarla. 10 anni fa lo potevo fare una settimana di fila, adesso un po' meno. Però è vero che questa roba è difficile da spiegare senza che sembro o matto o uno che racconta un sacco di cazzate, però in questi anni il fatto di fare questa vita di merda in questo senso, un miliardo di dediche, di disegni, eccetera, è quello che a me mi consentiva di potermi relazionare con chi c'è intorno che si lamentava di una vita di merda che faceva e io potevo dire, pure io questo, questo e quell'altro. Chiaramente io ho pagato molto di più di loro, me ne rendo conto, però era il mio modo di scontare il karma e non sentirmi in difetto quando parlo con gli amici miei. Questa cosa, devo dire, l'assenza di questa cosa mi rende più problematico il mio lavoro a livello esistenziale. Cioè, è proprio una roba che mi mette in crisi in realtà, eh. Cioè, ti manca quell'elemento di karma che ti faceva dire sì, ok, sono un privilegiato, però questa cosa qua è pesante. Adesso quella cosa lì non ce l'hai più, quindi sei un privilegiato e basta. Cioè, non c'ho l'espiazione adesso. Capito? Vabbè, Quindi. arriverà in qualche altro modo, dai. Sì, sta già arrivando. Non si può Quindi raccontare. andiamo agli amici perché ho una domanda su Scheletri. L'ho letto, è molto bello, sono rimasta traumatizzata anche per te, te lo dico. Ci sono delle scene che farò fatica seriamente a dimenticare. Quello che voglio chiederti è autobiografico? Tutto quello che hai scritto è veramente successo? Allora, la questione del. Posso rispondere fino a un certo punto a questa domanda, eh?
Allora, la questione del dito, visto che è quella su cui tutti si concentrano sostanzialmente, è vera fino a un certo punto, nel senso che è vero che ho trovato un dito, non l'ho trovato davanti alla porta di casa, l'ho trovato sulla macchina, e non è vero, cioè la spiegazione che io do di come quel dito è stato, finisce là davanti, è di fantasia. In realtà io non ho idea di come quel dito sia venuto là, non so chi fosse il proprietario del dito, penso che era un dito che stava là e basta. Non, io ci ho costruito un giallo sopra che in verità non ci stava. E le altre cose sono tutte vere, nel senso sono cambiate nella misura in cui alcune di queste cose sono molto delicate, alcune sono penalmente rilevanti, alcune riguardano persone con cui non mi voglio trovare a dover discutere sul fatto che stanno dentro un mio fumetto, e quindi sono... Ecco, cioè ho mischiato le carte, magari due personaggi sono diventati un personaggio solo che ha delle caratteristiche di un altro ancora, insomma ho mischiato delle cose per fare in modo di non dover rendere conto di qualcosa, però sostanzialmente è autobiografico. Ma la parte più splatter, che sostanzialmente è l'occhio, è vera? Sì, sì. Mamma mia. Però nell'occhio c'è una parte di... de fantasia mia, nel senso che io effettivamente al buio, non, cioè molte cose le ho ricostruite con la mia fantasia, però che quella roba sia avvenuta in quei termini con tanto de sì, sul dettaglio non te so dire quanto era esattamente così. Va bene, okay. Federico? Io invece ho una domanda. Allora, ecco, no, allora intanto ti faccio già una domanda che arriva dal pubblico, poi ti faccio la mia, perché questa domanda è collegata direttamente a quello che ti ha chiesto, che ti ha chiesto Giulia e Caterina, e mi chiedono: ma Arlock esiste? Ah, diciamo che Arlock potrebbe essere un botto di persone che io ho conosciuto nella mia vita che ci hanno avuto esattamente quella parabola, eccetera. Se ci sta una persona più nello specifico che ha, con cui ho avuto quelle cose specifiche intorno all'università, la risposta è sì. Se poi quella roba ricade, cioè se poi esattamente quella persona poi è finita dentro casa mia l'anno scorso, è più complicato. Va bene, comunque questa era la domanda di Marco Pangallo, che scrive anche: ciao Zero, sei un grande. Oh. E quindi appunto, se, siccome magari i tuoi fan ci tengono a essere salutati da casa, noi gli diamo questa opportunità. Potremmo fare le dediche volendo. La mia dediche, tra l'altro bisognando, poi le mandiamo via fax. Tu paghi le dediche qua al momento e poi via fax li spediamo ai tuoi fan. Giusto così possiamo riempire un'ora probabilmente. No, ma io ho un sacco di domande, non pensare di sfangarla così. Invece la mia domanda relativa a scheletri è una domanda un po' più, diciamo, esistenziale, o che riguarda i tuoi valori, eccetera. È una domanda un po' stronza, però anche siccome ti conosco mi sento avvantaggiato dal farti domande più stronze, no? È sempre quello il bello, come quando vai in un locale di un tuo amico che anziché trattarti meglio ti tratta peggio. Io sto sempre a far finta che mi è caduta la connessione, quindi, però... No, scherzo. Una cosa che mi ha... uno spunto di riflessione che mi è venuto leggendo il libro è che, cioè, notoriamente tu comunque sei una persona, diciamo, quantomeno molto progressista, molto vicina a certi valori, anche rivoluzionari, eccetera, eccetera. E forse anche nel privato, poi nel tuo privato si sta fino a un certo punto. In realtà da scheletro mi sembra che tu senta molto la mancanza e valuti molto alcuni passaggi di vita scanditi da quelli che normalmente si possono intendere molto come valori borghesi, no? Quando a un certo punto dici le tappe della vita, tipo laurearsi, sposarsi, fare un figlio, eccetera, eccetera. E mi colpiva un po' che appunto che tu fossi così legato in qualche modo, o comunque che sentissi in qualche modo la mancanza o un qualche tipo di confronto
con questo tipo di valori comunemente intesi come i classici valori della famiglia borghese, della società borghese, eccetera, eccetera. Ma questo, se vuoi, era un problema anche dentro Macerie Prime. Cioè, dentro Macerie Prime c'era molto questo fatto del fare figli, anche del rimanere indietro rispetto a quelle tappe lì, che sono delle tappe assolutamente conservatrici da quel punto di vista là. E nel senso che se tu mi chiedi un discorso razionale di quello che io penso che sarebbe giusto per la società, chiaramente penso che ognuno ha il suo modo di stare al mondo e che non è assolutamente, le persone non si giudicano dall'adempimento di quelle specifiche tappe, anzi ognuno ha una sua traiettoria di vita e può essere assolutamente felice senza riempire nessuna di quelle caselle. E evidentemente io mi sento, però questa pressione che c'è sta sulla cioè della società eccetera, io l'ho introiettata molto, nel senso che sicuramente io sono una persona che ha un'idea rispetto alla questione università eccetera de tipo della borghesia illuminista del Novecento, nel senso che comunque la cultura, cioè io sono cresciuto in un mondo in cui la cultura era qualcosa di molto importante, molto più importante dei soldi, nel senso il fatto di leggere, di essere, cioè nella mia famiglia le materie umanistiche erano considerate una questione etica, cioè tu dovevi essere bravo nei temi, potevi essere una pippa maledetta in matematica, perché matematica è la merda scientifica, però tecnica, burocratica, ma umanisticamente dovevi essere bravo, cioè il valore veniva riposto in quella roba là. Quindi tutta la questione dell'università come luoghi di cultura, non per trovare lavoro, ma proprio perché per accrescere come persona, era qualcosa che io mi vivevo molto. E poi tutta la questione dei figli, cioè nel senso che è vero che io sono uno che di base direbbe che non è vero che bisogna farli per forza, che la gente vive bene in ogni tipo di famiglia. Io in realtà, dopo la separazione con i miei, la mia famiglia è tutto tranne che la famiglia tradizionale, diciamo, per molti versi specifici, di cui non voglio parlare magari in pubblico, però non sono cresciuto in quella che viene considerata una famiglia tradizionale. E però di fatto comunque mi sento che le mie mancanze, le cose che mi sembra, i buchi che mi sento dentro e che mi sembra di non sapere come colmare, mi sembra che quelli in qualche modo potrebbero essere delle cose che, cioè, guardo con complessi a chi quelle cose le riesce a fare e le riesce a fare in maniera serena e gli riescono, cioè è qualcosa che in cui mi sento manchevole, però che ne so, cioè, va a capire, poi non è che ne faccio una teoria, è una roba emotiva. No, certo, ti metti rispetto che fare una famiglia normale borghese, come quello statistico, è più difficile diventare un rinomato autore di fumetti piuttosto che farsi una famiglia normale, un lavoro, l'università. Quindi è strano. Però a me mi sembra che questa roba mi è capitata tra capo e collo. Cioè io ho sempre l'impressione che questa roba mi è capitata come una tegola in testa e io ho saputo tenermela. Però non mi sembra che invece quello che avrei dovuto costruire veramente mettendoci impegno è quell'altra parte, e quella parte non sono stato capace, no, ancora. Senti, ho una domanda molto molto borghese, appunto. Parliamo della mamma. Sentiamo. Lei di Cocca, lei legge quello che scrivi su di lei, come la disegni? Legge le tue cose? Sì, purtroppo mia madre legge le mie cose e c'è anche... Mia madre non ha capito... Mia madre crede che Google con la chiave di ricerca zero calcare, cioè quello che esce da Google con la chiave di ricerca zero calcare, sia il mio sito. Cioè tutte le robe che è, secondo lei, sono delle cose che io ho messo sul mio sito. Quindi diciamo, sul tuo sito c'è un'intervista, non c'è un'intervista. Ah, ma sì, sto su zero calcare. Sì, perché c'hai Google zero calcare impostato. Quindi lei legge ossessivamente quasi tutto, effettivamente. E quando tu la disegni o la rappresenti, lei si trova, come la descrivi?
Guarda, credo, De Base sono molto onesto nel descriverla, quindi lei è abbastanza onesta nel riconoscerci, sì. E poi comunque penso che lei ha vissuto così tanta paura del fatto che io non combinassi un cazzo di niente nella vita, e che adesso qualsiasi cosa io mi mettessi a dire, comunque lei ne sarebbe comunque felice, perché è qualcosa con cui c'è campo. Quindi... Cioè, è una persona meravigliosa, diciamo, il cuore di mamma proprio. Insomma... Ti guarda la televisione? Perché a proposito chiedono se a Propaganda Live ci saranno altri cortometraggi. Sì, guarda la TV di solito. E non, diciamo, il problema dei cortometraggi è uno: io ho il tempo materiale di mettermi a fare quella roba, se mi rimettono in lockdown. Finché non mi rimettono in lockdown, io ho degli accogli da smaltire, lavoro, delle cose, e quindi non riesco a lavorarci. E poi ti farei un'altra domanda che arriva dal pubblico, che è una domanda di Stefania, Nicole, Sabrina, Ciocca, un nome abbastanza complesso. E lei chiede, e anche la domanda è complessa, perché lei chiede: riuscire a dare corpo, disegno, a paure, angosce, rimpianti, luoghi comuni, sfighe, oltre che questioni sociali e storiche, in modo così netto e preciso, è un raro talento e ci vuole anche un notevole sguardo. È una capacità acquisita con gli anni, che hai perfezionato o ti viene naturale? Allora, diciamo che sono una persona che si è fatta sempre un sacco di pippe mentali, e quindi ha sempre lavorato tanto su anche disegnare le proprie angosce, le proprie cose. Quello che si acquisisce un pochetto con gli anni è la tranquillità di parlarne. Cioè, io adesso riesco a mettere a raccontare al mondo degli aspetti di me più brutti e più meschini, che in passato non mi sarei sentito di condividere, cioè mi sarei vergognato. Adesso mi sento un po' più tranquillo in quel senso. Ma quella cosa lì, a proposito di cui parlavamo prima, dei, chiamiamoli, dei valori borghesi, visto che c'è anche una domanda di Tina Maccari che chiede, che dice la stessa cosa, e il fatto che si sente poi... cioè, fa progresso, libertà di costruire un'identità, e poi in fondo però si sente indietro su queste cose, soprattutto a Natale. E appunto quello che mi chiedevo è se tu hai la formazione anche di, diciamo, appunto, che viene da altri contesti, eccetera, in qualche modo ti senti anche un po' in colpa di sentire comunque lo stigma della società rispetto a queste cose, oppure no? Ah, non mi sento in colpa, perché penso che uno non si deve sentire in colpa per quello che sente, però mi sento una responsabilità nel momento in cui faccio un libro che viene letto da 100.000 persone. Mi sento la responsabilità se promuovo dei valori che sono contrari a quelli in cui credo. Quindi un po' mi pongo il problema, cioè nel senso che cerco sempre di fare in modo, cioè dentro il mio cervino mi ero posto di più, e stavo molto attento sillaba per sillaba a cercare di far vedere che c'erano anche personaggi, cioè tutta la questione della coppia Lella, eccetera, cioè cercavo di restituire, se doveva essere preso come, non ti dico un manifesto, ma una dichiarazione dei intenti, volevo che fosse chiaro che non stavo proponendo i valori borghesi come risoluzione delle nostre crisi di identità in generale. Però certo, il problema è che se però uno deve fare i conti anche con le proprie contraddizioni, nel senso che se no mi metto a fare gli opuscoli di propaganda, capito? Certo, non ho altro da chiederti sul tema, però mi aveva colpito, anche perché l'ultima volta che ci siamo visti mi hai detto una cosa tipo: no, se tu fai un figlio prima di me io mi ammazzo, quindi ero... Se Federico Sardo fa un figlio prima di me, io lo dico qua adesso, compio un gesto in consulto. Federico, siamo nelle tue mani, anzi non proprio, sappilo. Esatto. Passo la parola per la prossima domanda a Caterina, togliendola togliendo il fulcro dell'attenzione dalle mie responsabilità sociali. Senti, parliamo un secondo della tua paura natalizia.
Ma vorrei fare prima, concentrarci prima sull'audiolibro che è connesso. Parliamo un po' dell'audiolibro. Come è stato farlo? Cosa ne pensi degli audiolibri in generale, se ne ascolti? E raccontaci un po' dell'esperienza. Allora, è stato strano, nel senso che in realtà non bisognava fare questo qua come audiolibro. Cioè, io ho scritto questo libro, in realtà l'ho soprattutto disegnato, questo libro, senza pensare che poi avrei dovuto leggerlo mai nella vita o qualcuno avrebbe mai dovuto leggerlo ad alta voce. E quindi quando è venuta fuori questa roba sono stato un po' in difficoltà, devo dire. Per fortuna, anche perché se mi fossi dovuto mettere a recitare le parti di altri personaggi, eccetera, non avrei saputo farlo. Per questo hanno messo in mezzo due attori che, se del caso, che sono due tra le persone comunque che a me mi piacciono di più, che tra le cose migliori che abbiamo prodotto, secondo me, in questo paese, che sono Neri Marcorè e Caterina Guzzanti. Quindi il risultato finale per me è molto figo, perché sono fighi, cioè sono molto fighi loro. Io, se poi sento la mia cosa, mi voglio ammazzare, cioè vado avanti veloce per evitare tutte le parti con la voce mia, perché chiaramente il confronto è impietoso con loro. Però è stata un'esperienza buffa in generale, e è stata comunque, io mi sono sentito a un certo punto un po' stretto su alcune cose dei fumetti, perché mi sembrava che mancasse il senso dell'udito nei fumetti, e quindi anche il fatto della sonorizzazione, delle atmosfere, delle musiche, eccetera, è qualcosa che un po' fatico di non poterlo fare nei fumetti. E quindi ho cominciato a fare anche questi video come prova per vedere se riuscivo a usare quella roba, eccetera. E in questo senso l'audiolibro era un altro esperimento in quel senso là, e è figa come cosa. Avrei voluto che non ci fosse il Covid per poter lavorare insieme a loro, invece ognuno ha registrato per i cazzi suoi a casa sua o in studio, però senza poterli incontrare. Questo un po' mi è dispiaciuto. E tu normalmente li ascolti gli audiolibri? Hai dei preferiti? Ah, ascolto pochissima roba, nel senso che io in realtà ascolto nell'economia della mia esistenza. Ci sono due momenti in cui io posso ascoltare cose, che sono quando metto i grigi alle tavole e quando vado a correre. Quando vado a correre devo sentire musica, perché se no mi rompo il cazzo, e quando metto i grigi alle tavole, confesso che, cioè, adesso ho cominciato pian piano con i podcast, a sentire alcune cose, eccetera, però è qualcosa che sto veramente iniziando a fare ora. Prima non lo facevo per niente. Arriva una domanda di True Crime da Emanuela Cecconelli che chiede: domanda seria, è vero che sei stato bocciato a scuola guida? Ho bocciato 4 volte, una volta ho staccato la portiera 1 perché 4 volte è da record, io due. Alla teoria o alla guida? no, la teoria è sempre passata, sempre alla guida. Io ho fatto 3 fogli rosa, perché ogni volta dopo 2 bocciature dovevi ricominciare, eccetera. Però è perché c'avevo la cresta rossa. Appena ho tagliato la cresta mi hanno fatto passare. Beh, ma sei appena detto che avevi distrutto una portiera. Ok, una volta, e comunque le altre tre non, no, una volta. E comunque pure l'ultima volta in realtà formalmente mi avevano bocciato. Cioè io ho finito questa cosa qui, ho finito l'esame, era andato bene, poi ho aperto la portiera, lui mi ha dato la scheda, la patente, me l'ha messa in mano, io dovevo andare a firmare una cosa, ho aperto la portiera, non ho guardato lo specchietto aprendo la portiera, il tipo è impazzito dicendo ridammi la patente, ridammi la patente, e il mio istruttore, che stava quello accanto, perché il tipo, l'esaminatore stava dietro, l'istruttore che stava accanto mi ha detto scendi e non ti voltare, se no non la prenderai mai più. E quindi sono andato via e sono stato per mesi con l'idea che questa patente magari era irregolare, cioè non era stata registrata. Invece sì, poi sì. Un lieto fine. Giulia, vado io o vai tu? Vado Vai tu, Federico. io? Va Vai. bene. Allora, ti faccio allora una domanda relativa, un'altra domanda seria relativa a quello che dicevi prima. Quando parlavi con Giulia, no, in generale, cioè lei ti diceva, ok, è molto più difficile realizzare quello che hai realizzato tu che farsi una famiglia, diciamo, nel senso che
effettivamente anch'io, se penso a te, no, tu dici anche nel libro, a un certo punto tu dici io ho riempito bene la casellina del lavoro mentre tutto il resto mi sento rimasto indietro, però nel senso quella casellina lì tu non è che hai trovato un lavoro più o meno fisso, hai avuto, diciamo, quello che si può definire nel tuo ambito un successo clamoroso. E la domanda forse inusuale che volevo farti è se ogni tanto ti sei mai detto se ti piacerebbe aver avuto meno successo, cioè comunque abbastanza da camparci, non da dover fare altri lavori, da arrabattarti, eccetera, però abbastanza da camparci, ma finisce lì. Cioè qualche volta ti sei detto ma è da stronzi, però forse se avessi avuto meno successo sarebbe meglio? Sì, tante volte, è pure vero, intanto che il nostro è un mestiere in cui avere meno successo significa farlo per hobby, spesso, nel senso che campare coi fumetti credo che significhi farlo così, in questa maniera a stecca e facendo in modo che le cose vanno molto bene, perché se no non ci si campa spesso, se no sei uno che fa uscire un libro ogni 3 anni, che vende decentemente, ma poi in quei 3 anni tu ti devi arrabattare facendo altro, e io non so fare nient'altro nella vita, quindi non so se mi potevo permettere di avere meno successo in questo senso qua. E poi questa cosa qui è molto contraddittoria, perché poi sarei un ipocrita se ti dicessi che non ci sono delle cose che sono molto fighe, anche solamente il fatto che tu puoi dare un'opinione, una lettura su alcuni fatti e che magari di quello che succede nella società, de cronaca, eccetera, e questa roba c'è la possibilità di farla leggere a molte più persone. Questa cosa è evidentemente molto figa, e se non avessi questo tipo di peso mediatico non potrei averla. Dall'altra parte comunque è una roba che si è mangiata quasi tutto il resto della mia vita e che si porta appresso comunque delle cose che sono antitetiche ai miei valori, alle robe che mi piacciono, eccetera. Cioè io mi vivo quasi tutto come con un misto tra vergogna, senso di colpa, cioè io faccio delle cose che spero che non veda nessuno perché mi fanno vergognare rispetto a da dove vengo, quindi sono tutte cose complicate. E invece, a proposito dei lati positivi del successo, ti chiedo, te l'hanno mandata la PlayStation 5 come ai rapper o no? Sì. No, ce l'hai? Sì, ce l'ho. L'hanno mandata con Spider-Man, con Soul qualcosa, non ho ancora riscattato i codici di Soul, perché sto giocando soltanto a Spider-Man. Però sì, me l'hanno mandata. Figa, molto figa. Beh dai, è valsa la pena tutto quanto. E quindi giochi online tipo in Fedez, perché ce l'avete solo voi, credo, cioè oggi ce l'avete solo tipo tu, Fedez, Rovazzi, e giocate tra di voi online, soltanto Giacomo Bevilacqua c'ho, cioè, come amico di PlayStation io, in tutto proprio. Ok, io volevo fare un'altra domanda un po' più antipatica, sempre su a Babbo Morto, che vorrei ricordare che comunque non è una fiaba, amici, non la regalate ai bambini, per l'amor di Dio, assolutamente no. Io ho trovato molto, molto divertente, molto ironico, però quello che non ho ben capito è la tua posizione sulla lotta armata. Cioè, a un certo punto le renne vengono gambizzate e i bambini, insomma, fanno una brutta fine, però non ho ben capito come ti poni tu di fronte a a tutta questa cosa. Minchia, complicata sta domanda, allora sì. Poi ne faccio una più carina. Allora, rispetto a questa cosa, evidentemente non sono uno che pensa che bisogna andare a sparare alle persone, perché peraltro vengo da una cultura politica in generale, ma perché penso che credo nella possibilità di redenzione in generale di ciascuno, quindi se non credessi nella redenzione possibile delle persone sarei per la pena di morte, se non sono per la pena di morte vuol dire che non penso che bisogna sparare in faccia alla gente, evidentemente. E questo su adesso, dare un giudizio storico su una stagione di questo paese
diciamo che non penso che chi ha fatto quella scelta l'ha pagata in una maniera in cui nessuno in questo paese paga nulla, l'ha pagata con carcere, torture, sepolture, eccetera, e non credo che, nel senso, non è la mia storia, evidentemente, sono nato nel 1983, non vivo in un paese in cui questa cosa si è mai posta come qualcosa di necessario o che mi è sembrata un'opzione che in qualche modo dovesse essere necessaria. Credo che in un paese, nell'Italia delle stragi di Stato e di tutta quella roba là, un discorso onesto su quella che è stata quell'opzione lì è molto difficile da fare e manca, secondo me, una lettura che non sia che non parta dalla biura. Però appunto te parla una persona che è nata nell'83, che è cresciuta negli anni 90, quindi tutto quello che ti posso dire su questo è evidentemente molto complicato. Pensa a spoilerare la fine di A Babbo Morto. No, esatto, aspetta, aspetta, aspetta. Scusa, esatto, senza spoilerare, te lo sottolineo un'altra volta perché già alla domanda precedente sono arrivati già 4 o 5 commenti che scrivono: no, spoiler, spoilerone, spoilerone. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa diciate, state attenti Lo spoiler era sulla lotta armata, regà. Le perché. brigate hanno perso. Comunque, non so quale pensavamo che potesse essere lo spoiler. Vi avverto che nonostante io non abbia rilevato spoiler di quello che è stato detto fino adesso, la gente è molto sensibile al tema, quindi. Allora, facciamo una perifrasi. A Babbo Morto non lascia alcun tipo di speranza. Secondo te, in un discorso di economia di padroni contro lavoratori, non c'è speranza? Finora non mi sembra che c'è stata in qualche modo. Penso che quello che sta succedendo in questo momento nel mondo col Covid imporrà per forza una rottura con quello che abbiamo conosciuto finora, nel senso che non credo che la nostra società funzionerà nella stessa maniera. E se questa rottura qua si produrrà banalmente col fatto che de molti più poveri e pochi più ricchi, può essere un'opzione. Se le grosse masse dei poveri a un certo punto determineranno dei cambiamenti, che non significa che saranno necessariamente dei cambiamenti positivi, perché mi sembra che, diciamo, che la storia del mondo degli ultimi anni dimostra che dalle crisi finora si è usciti sempre in un senso identitario, quindi con persone col populismo, con l'identitarismo. E storicamente dalle crisi si esce con le guerre di solito per rimettere in moto l'economia. Quindi non è che penso che questa roba porterà alla rivoluzione e a una ridistribuzione del reddito, però credo che sicuramente porterà dei cambiamenti. Poi chi sarà capace di governare questi cambiamenti, io al momento non ce ne ho idea. Io invece ho parlato. No, vai, vai, vai. No, ho detto palla tua. Ah, ok. No, appunto, a proposito di A Babbo Morto, quello che rilevavo in qualche modo è che forse tolto Cubane Calling, che è una cosa un po' a parte, anche perché è un reportage, è una cosa che riguarda anche una tua esperienza personale diretta, eccetera. Forse A Babbo Morto è invece fino adesso il tuo lavoro più prettamente e direttamente politico, in cui in più ci si, in qualche modo ci si concentra su quei temi. E è una cosa abbastanza sorprendente, no? Secondo me. Cioè, diciamo che uno magari dalla storia di Natale non si sarebbe aspettato il libro più politico. Infatti mi incuriosiva appunto sapere un po' quale era stata l'idea dietro a questo concept, al fatto che il libro di Natale, che sembra appunto un po' la strenna natalizia, così poi in realtà sia stata l'occasione di veicolare quello che forse è il tuo lavoro più direttamente politico. È che per me quella roba lì era sostanzialmente, nasce come una gag, nel senso, nasce come il fatto di pubblicare su Twitter delle storie, cioè delle tavole
con delle didascalie che in qualche modo ricordano, da una parte ironizzano sulla magia del Natale, eccetera, e poi mi piaceva, cioè all'inizio quelle che ci stavano erano gli scioperi, la gambizzazione dell'arena e il folletto impiccato, erano le tre fatte l'anno scorso, perché mi sembrava buffo portare la storia degli anni di piombo italiani all'interno del mondo del Babbo Natale, quindi nasceva da questa cosa qui. Poi nel momento in cui mi è stato chiesto effettivamente di fare un libro, perché poi è stata la casa editrice che mi ha chiesto questa cosa qui, io ho pensato che mi divertiva l'idea non di fare, evidentemente non è una graphic novel, ma era uscito Scheletri 2 settimane prima, di 300 pagine, non è che volevo fare una graphic novel sul Natale. Mi piaceva l'idea di fare una roba che potevano anche essere delle cartoline invece di un libro, cioè una forma libro in realtà, perché la BAO fa i libri, però potevano essere, cioè mi piaceva l'idea di fare una roba che fosse come i libri di fotografie. Vedere se ce l'ho portata, però no, io sono uno che si compra spesso, cioè che si è comprato negli anni tanti libri di foto che parlano magari di una stagione, dagli anni, non so, dal 68 al 77, e tu ti sfogli queste foto e attraverso queste foto con delle piccole didascalie vedi come cambia, come è cambiata l'Italia di quel pezzo di mondo lì. Io volevo fare una roba di quel tipo là, cioè giocare molto sull'illustrazione e poi metterci quelle didascalie in più, magari delle note a piedi pagina per farlo diventare un po' più divertente, però fare quella cosa là. E questa, io sono cresciuto in un ambiente così politico che quella roba lì è quasi un inside joke tra di noi, nel senso che chiaramente se tu non ti rendi conto, cioè io, quella lì non è un proclama politico in realtà, cioè non è che quel coso volesse essere un manifesto politico, non è manco una denuncia in realtà, è una, perché sono tutte cose che nel mondo a cui appartengo io sono estremamente scontate, cioè sono tutte cose assolutamente scontate e che fanno parte della cosa di tutti i giorni, che mi fa ridere vederle all'interno di quel mondo del Babbo Natale, mi fanno ridere le citazioni che ci stanno. In realtà è tutto un easter egg quel libro, se uno guarda le date di tutto le date che sono scritte riferitamente a ogni foto, ogni data rimanda a qualcosa, dalle robe del Giotto di Genova, alle robe degli anni 70, la morte quando a un certo punto muore un giudice, è lo stesso giorno in cui muore il giudice amato a Roma, che è quello ammazzato dai NAR, a cui è stato ritrovato, cioè a cui non hanno poi ritrovato la valigetta in cui dentro c'era il dossier perché lui indagava su Valerio Verbano, cioè sono tutte cose che in realtà non capisce quasi nessuno, se non persone che sono cresciute esattamente col mio background, però sono tutte cose che in qualche modo mi faceva ridere mettere all'interno di un oggetto natalizio, però perché io sono un coglione, a me mi fanno ridere queste cose qua. No, però bella, bella idea, io non avevo assolutamente colto nessuna delle citazioni sulle date, quindi grazie che le hai spiegate, me le vado a cercare una per una. Dai. Ok, beh, c'è tutta quella parte del Giotto di Genova, però. Temperiamo la prima atmosfera, facciamo la domandina facile. Ok, no, leggo un paio di commenti a riguardo e poi fa una domanda a Giulio, ok? Vai. Allora, no, volevo dirti proprio a questo proposito che c'è un commento di Ele De che ha scritto: "A Babbo Morto, capolavoro da mettere subito dopo, dimentica il mio nome." Non lo so, non so se è la persona che penso io, potrebbe essere, cioè se è la madre di Emiliano, chissà, la ringrazio ma non fa testo, lei è super fan, gli piace tutto, quindi non fa testo. Se Ok. invece non è lei, allora magari fa testo, che ne so. Poi c'è Riccardo Sgroi che invece ti dice: "Inside joke, easter egg, a zero calcare, ritorna a Roma." Non so, mi vuole dare un tono, regà. E invece, poi vabbè, c'è chi ti fa complimenti, come Carlo Cottilli che dice che ti legge sempre quando è giù di morale e gli fai tornare il sorriso. E invece c'è Elena Cristiana che ti fa una domanda, secondo me forse un po' prematura, che è: "Prossimi progetti? C'è già una data per la prossima graphic novel?" Che, considerando che l'ultima è uscita tipo 2 settimane fa, e che è Scheletri, mi sembra una domanda un po' prematura, ma io comunque te la giro. No, devo vivere prima, cioè devo fare delle cose che poi mi andrà a raccontare. Giulia, domanda
Domanda. Semplice, dai, domanda semplice. Dobbiamo fare i regali di Natale. Dacci dei consigli, fumetti da comprare. Cosa ti è piaciuto? Cosa mi è piaciuto? Allora, fammi pensare un attimo, aspetta, cazzo, no, perché sto leggendo pochi fumetti, in questo periodo sto leggendo gli X-Men quasi e basta. E cosa? Allora, due cose che mi sono piaciute tanto. Una è Laura Dean continua a lasciarmi, ciao, sempre glielo dico per scuderia, però mi è piaciuto proprio molto, è una delle cose più belle che ho letto negli ultimi tempi. E sto leggendo Aldo Brando di Givi, cioè in realtà che cosa cattiva verso il disegnatore Porco 2 di Givi e di Critone, però dico di Givi perché nelle prime pagine ci ho trovato tanto di Givi nei dialoghi, eccetera, e mi sta piacendo molto, però sto proprio all'inizio. Poi che altro? Boh, non so che cazzo. Leggendo effettivamente, ma sto in difficoltà pure con i libri, non sto trovando tanta roba che mi piace. Com'è la gioia? A me mi Avete piace, a me sta piacendo moltissimo. letto? A te, Federico? A me è piaciuto molto, è interessante, è ben scritto. Poi non so tu quanto fossi interessato a quella vicenda. A me comunque quella vicenda aveva abbastanza colpito e lui la racconta in modo molto potente. Cioè, c'è veramente quel capitolo in cui racconta quella notte che veramente lo leggi con l'angoscia fino a... Diciamo che è leggero come scheletri, più o meno. E poi ti chiedono, vabbè, altri saluti? Sì, hai beccato chi è la persona che ti faceva i complimenti prima. E poi ti chiedono se hai visto la nuova di La nuova? The Crown. No, perché sto finendo la terza, ero rimasto indietro con la terza, quindi sto finendo quella prima di ricominciare. Beh, siamo d'accordo tutti quanti che Margaret è il personaggio migliore, vero? Beh sì, anche te da straight edge comunque fatico a... non lo so, però mi piace, cioè in generale è una serie che mi piace un botto, proprio un botto. Io sto imparando tantissimo sulla politica dell'Inghilterra, cosa di cui non sapevo assolutamente una mazza, ma proprio niente, niente, niente. E imparare la storia in maniera molto piacevole. Ma io sono molto fomentato dalla Thatcher fatta da Gillian Anderson, quindi... Io non vedo l'ora di arrivarci perché ne dicono grandissime cose. Federico, tu l'hai vista? No, assolutamente, neanche la prima stagione, ma io guardo, in realtà guardo poche cose nuove, cioè a livello di serie TV, eccetera. Io tendo molto a aspettare che una serie sia già tipo conclusa e già ampiamente considerata un capolavoro della storia del cinema, e allora a quel punto dico: ah, ok, allora la guardo. Se no, fidarmi di guardare una roba ancora in corso così, tendo a non farlo, non so perché. Infatti, Vabbè, l'unica siamo a 4 stagioni, cioè, ti puoi fidare, fidati. più o meno vedo in diretta è Better Call Saul, ma perché ho cominciato a guardarla? Perché ero già fan di Breaking Bad, che ormai è canone, no? Io ho un po' questa cosa qua. Come? Sei malato? Sì, ho Covid, quello che passa attraverso il computer. No, io invece ho ancora una domanda seria per l'autore Michele Rec. Ancora una domanda seria, poi basta, credo. In realtà le mie domande pesanti sono finite. Mi ricollego a quello che dicevi prima, quando hai detto che per scrivere un'altra graphic novel o comunque un altro romanzo, un'altra roba grossa, devi vivere prima, no? E mi chiedevo, nel corso degli anni, no, tu hai cominciato magari scrivendo appunto di cose relative all'adolescenza, poi anche scrivendo di cose di qualcun altro più o meno distanti, e poi man mano sei andato sempre di più anche a parlare della tua famiglia, del tuo nucleo, sempre più vicino, eccetera. Volevo chiederti se,
prima che nei fumetti di Zero Calcare entri l'elemento direttamente sentimentale delle relazioni amorose personali, cioè prima piuttosto fai libri su western, Game of Thrones, cose di questo tipo, o se pensi che prima o poi, anche solo per assenza di altre cose, ti toccherà parlare anche di quell'aspetto lì della vita? Dopo aver illustrato i cataloghi di botanica. Ok. Ma vuoi anche approfondire un po' di più con questa battuta? No, sono delle robe, quando ti dicevo che ci sono delle cose che uno crescendo, rispondendo alla domanda che hanno fatto loro, uno crescendo prende confidenza a raccontare e a esporsi, a esporre anche le proprie cose nella sfera intima, eccetera. È vero, si va avanti, però ci sono dei paletti che tutto sommato per me rimangono. Quindi sono alcuni dei paletti per tanti motivi. Uno di quelli è perché poi parlare di qualcun altro, della sfera sentimentale di qualcun altro, è qualcosa di molto invasivo anche di qualcun altro. E io parlo di mia madre, sono ragionevolmente sicuro che il rapporto con mia madre sarà più o meno immutabile fino a che non muore, eccetera. Se io avessi raccontato di una mia relazione all'interno di un fumetto e questa relazione fosse finita molto male, molto male, mi domando come sarebbe la mia capacità di continuare a parlare di quel fumetto, mi domando che significherebbe per la vita di quell'altra persona dopo la fine di quella relazione ritrovarsi comunque, magari quando non ti sei neanche più simpatico con la persona con cui stavi, dentro un fumetto pop che un sacco di gente si legge, eccetera. Cioè mi sembra che questa roba c'ha tutta una serie di conseguenze che non mi sento ancora in grado di accollarmi, magari pacificandomi più avanti lo trovo. Mi ritengo soddisfatto, tra l'altro mi ricordo che ne avevamo già parlato tempo fa quando ti raccontavo che invece Emilio Clementi mi disse se una persona entra in contatto con me, che comunque sa che lavoro faccio e sa che scrivo della mia vita da 30 anni, una persona che entra in contatto con me in qualche modo si accolla che questa cosa succeda. E tu invece appunto mi ricordo che mi dicesti, io su questo sono completamente di un'altra teoria, no? Sì, io se metto qualcuno in mezzo comunque prima gli faccio rileggere, cioè voglio essere sicuro che quella persona stia bene nei suoi panni di come li rappresento, e se no diciamo faccio in modo che non sia riconoscibile, cioè non ho voglia di sovradeterminare a nessuno. Ma io ti faccio una domanda all'inverso invece, tu come la prendi quando qualcun altro disegna e tu diventi un personaggio? Alcuni tuoi colleghi fumettisti l'hanno fatto. Diciamo che è sempre stato fatto comunque in maniera buffa, scherzosa, con affetto, non mi è mai pesato questa cosa. Poi io sono un rosicone, però poi sono anche una persona razionale, mi rendo conto che uno deve anche scindere la persona dal personaggio, cioè non posso prendere tutto sul personale, lo faccio, però mi rendo conto che è sbagliato, quindi cerco di farmi una ragione. Questo ovviamente quando ne parlano male, quando ne parlano bene mi fa piacere. Giulia, hai domande? No, le domande serie io le ho finite, posso fare le domande stupide. Come vuoi, la mia prossima, cioè io ne ho ancora una più o meno, cioè non particolarmente pesante, ma più o meno, cioè non un botta e risposta, però magari volevo aspettare ancora, cioè farti fare magari prima un'altra domanda e poi rientro io, non lo so, insomma, come vuoi, se no intanto leggiamo anche qualche commento. Ti chiedono se ci sarà il demone della reperibilità tra i pupazzetti.
Potrebbe, non penso sia ancora previsto, ma penso che ci abbiamo ancora qualche possibilità di aggiungerne qualcuno. Quindi potrebbe. Poi ci chiedono se ci saranno in futuro storie di pure fiction senza elementi autobiografici. Non sono capace, cioè al momento non sono capace a farlo. E, cioè, ci ho provato in passato e mi sembra che raccontare delle cose che non ho vissuto me le fa sembrare molto fredde. Cioè, mi sembra che i personaggi si muovono come se fossero delle marionette senza anima. Quindi al momento non. Inoltre penso che uno deve essere molto bravo come sceneggiatore se vuole fare una cosa del genere. Io non sono capace e quindi cerco di attenermi alle cose che conosco, alle dinamiche che conosco, alle emozioni che conosco, eccetera. Ogni volta faccio dei passettini, però, nel senso che poi dentro Scheletri un elemento di fiction ci stava, anche dentro altri libri. Pian piano, magari prima o poi imparerò. Per adesso ancora mi tengo il mio cordone ombelicale. Giulia, hai una domanda? Vado con le domande stupide. Prego. Quanto sei felice che ci rifanno Pretty Little Liars? Quanto sei felice? Che succede di Pretty Little Liars? Rifanno da capo. Cioè il reboot totale? Esatto. Con altri attori, altro tutto? Sì, si rifanno tutto da capo. Sei Oddio, molto non felice. credo che non avrò il coraggio di ricominciare a 37 anni, forse. L'avevo Vabbè, dai, cominciato in un'altra domanda fase della stupida vita. da cogliere. Mamma mia. Federico, hai altre domande stupide? Se no io parto con i dinosauri. Vai, fai i dinosauri, poi io faccio una domanda media. Vogliamo una classifica dei tuoi dinosauri preferiti, tipo dal numero 1 al numero 10. Ma cazzo. Vai. Allora, te direi numero uno, vabbè, diciamo, vado nell'ordine, preferito è difficile, vado nell'ordine di quello a cui vorrei dare la priorità dei fondi se dovessero clonarli. Vai. Allora, vabbè, il T-Rex numero uno. Poi vorrei roba grossa comunque, quindi, allora, vorrei il plesiosauro, che è quello che nuota, perché sono affezionato perché penso che il mostro di Loch Ness in realtà sia un plesiosauro, quindi vorrei quello. Poi vorrei il mosasauro, che è quell'altro molto grosso, acquatico e gigantesco. Poi siamo a tre. Vorrei poi il velociraptor, perché gli sono molto affezionato da Jurassic Park. Prima di Jurassic Park da bambino non me ne incuravo, ma non si usava neanche la parola velociraptor, si diceva Deinonychus prima. Poi vorrei uno pterodattilo per avere pure una roba volante. Vola. Poi vorrei lo stegosauro. Qual è Siamo quello già con la sei. cresta? È quello con la cresta? No, brava. No, lo stegosauro è quello con le cose sulla schiena. E sulle cose sulla schiena. Invece quello, cioè quello che apre tutta quella che c'ha quel crestino e che apre quella roba, che è il. Oh, porco due. Ecco la D. Quello che sputa il veleno in faccia a Nedry. Non me lo ricordo. Dai, Vabbè. commentatori, queste sono le cose su cui servono i commentatori. Dateci una mano, come si chiama? Mazza che Vabbè, pizza che siete, quello oh. che sputa. Facciamo che quello che Quello che sputa. sputa. Dilophosaurus. Dilofosauro, esatto, sì. E poi invece quelli, gli ultimi tre sono i tre brutti, che sono quelli che non vorrei proprio, che sono l'anchilosauro, che è spiegato come una merda per me. Il triceratopo, di cui non mi frega un cazzo. No, ma è carino. Ah, insomma, a me il triceratopo non lo so. Stavo per dire una cosa grassofoba, quindi non la dirò, però non mi piace. E poi un altro dinosauro che odio a morte è l'Archeopteryx, che è quella specie di uccello dinosauro piumato brutto.
Io volevo fare i complimenti a Silvio Deliana che ha scritto quello con la D, dinosauro, mi sembra. E, bene, quindi dopo questa classifica, la mia ultima domanda riguarda il fatto che sono state due argomenti molto caldi sui tuoi social network nelle ultime settimane. Sono stati i pupazzetti fatti a tua insaputa e Babbo Morto come libro per l'infanzia. E quindi volevo chiederti da che cosa nasce tutta questa difficoltà di comprensione, diciamo. Dall'abisso in cui versa questo paese, direi. Allora, nel senso che su Babbo Morto, libro per bambini, quando io ci scrivo dicendo la magia del Natale e porto due immagini che sono di una renna gambizzata e di un foretto impiccato, penso che c'è proprio un problema cognitivo gigantesco proprio di decodificazione delle immagini, per cui non lo so, me lascia basito proprio. Ma in generale ho l'impressione che le persone vivano, molte persone vivono, esatto, hanno un rapporto col mondo che è il rapporto che mia madre ha col cellulare quando tipo gli si leva la suoneria e non sa come rimetterla. E quindi vive spingendo cose a caso senza capire niente, nella speranza che prima o poi il tecnico gli levi il silenzioso. E questa roba mi devasta proprio. E poi invece la questione dei pupazzetti è una questione quella più complicata, nel senso che per me i pupazzetti non è che ho bisogno di giustificare niente al mondo per il fatto che escono dei pupazzetti con i personaggi miei. È ovvio che il personaggio mio, quella fatta mia, mi mette in imbarazzo, ma gli altri faccio fumetti, uso dei personaggi di finzione, l'armadillo, eccetera, che qualcuno ne faccia delle action figures, tutto sommato non mi sembra problematico. Per qualche motivo, questa roba invece trigger un sacco di persone, al punto che io questa roba l'ho scritta dopo un commento specifico che mi ha fatto attaccare la vena, che era: Due spicci si venderebbe pure su madre. Questa cosa qua a me mi fa rosicare come una biscia, peraltro, ma non perché mi serve da giustificarmi di questa cosa lì, ma perché poi c'è l'altra questione che dentro questi pupazzetti c'è i pupazzetti ripercorrono i miei libri e c'è stato uno relativo a Cobane Calling. Di Cobane Calling c'è un solo personaggio che non è un personaggio vero, non è la combattente morta specifica, è una combattente generica. E con l'idea che questo personaggio qui venga trattato in maniera diversa, cioè non ci sia la scheda con le cose divertenti, il nemico, il principale alleato, eccetera, ma quella scheda sia un momento diciamo, di approfondimento di quello che sta succedendo e lì in quel momento là. Cioè, mi sembrava che era una maniera anche per far passare attraverso una forma pop, un oggetto pop, un contenuto importante. In questa cosa sono andato dai curdi a dirgli, a spiegargli, eccetera, quindi è una roba che è stata fatta anche abbastanza in chiaro, in cui la mia parte dei soldi viene data peraltro a quella roba lì. Mi sembrava che questa roba chiudesse. Questo non significa, perché poi c'ho il terrore che sembra che io sto dicendo che allora tutta questa operazione è una fine operazione politica. Non è una fine operazione politica. C'ho dei cazzo di pupazzetti per le persone a cui piacciono i pupazzetti. Poi se all'interno di quelle robe io ci riesco a mettere ogni tanto qualcosa che penso che è giusta, ce la metto, però non è che uno se li deve allora far piacere, perché non è che usavo l'argomento curdi per renderli incontestabili. Era soltanto un in più che rispondeva alla questione economica. Per il resto, se ti piacciono i pupazzetti, ti compri i pupazzetti, se non ti piacciono i pupazzetti, non ti compri i pupazzetti. Invece c'è un vecchio che mi ha fermato per strada, un vecchio che ci aveva avuto tra i 60 e gli 80 anni, mi ha fermato per strada, e un vecchio sconosciuto, mi ha preso un braccio e mi ha detto con una rabbia e un livore incredibile: chi legge i tuoi fumetti non gioca con i pupazzetti. E io pensavo, ma tu che cazzo vuoi dalla vita mia? Cioè, per quale motivo tu ti stai così arrabbiando di questa cosa? Ti levano a te i pupazzetti? E non lo so, questa roba ancora non la riesco a capire. Ma davvero? Uno ti ha fermato, un vecchio ti ha fermato per Ti strada? giuro. Mentre eri a Roma? Mentre eri a Roma che camminavi tranquillo? Sì.
Sì, ma questa roba si è verificata per Propaganda Live, cioè nel senso la riconoscibilità della faccia è legata a Propaganda Live, prima non mi capitava mai che qualcuno mi fermasse, invece adesso molto più facilmente, però che un anziano per i pupazzetti, credo che è la prima volta nella vita dei produttori di action figure. L'anziano che ti prende per un braccio mi fa anche molto da rimanere, sai quei personaggi che arrivano tipo da dietro il centro commerciale, non so, che ti spaventi quando li vedi. Sarà un nano ballerino il prossimo. Ma quindi in quel senso, da quando hai partecipato a Propaganda Live, la tua popolarità proprio a livello di faccia è cambiata. Quello che ti volevo chiedere appunto era quanto e quando appunto ti fermano al supermercato, entro quali limiti quel tipo di popolarità iper mainstream è cambiata con Propaganda Live, dicevi? Nel periodo in cui facevo quella roba e ci andavo sempre, è stata una roba gigantesca, nel senso che comunque dovunque io entrassi, cioè se dal supermercato, ma addirittura dalle finestre delle case, cioè se comunque se vai in televisione la gente ti riconosce, cioè se io camminavo per strada la gente dalle finestre di casa mi salutava, e è una roba che dura il tempo in cui stai là tutto il tempo, nel senso che è bastato a un certo punto smettere di andarci, per cui questa roba si è già ridimensionata tantissimo. Immagino con sollievo. L'ultima cosa con sollievo. Sì, soprattutto rispetto a un sacco di cose, ovviamente. L'ultima cosa che ti volevo chiedere rispetto a quello che hai detto sul fatto appunto della gente che si è incazzata per i pupazzi. Quando vedo queste cose, no, rispetto a qualcuno che ha una certa popolarità, che fa qualcosa per cui poi viene attaccato, eccetera, cioè, mi viene spesso anche da pensare, ok, ma a noi, magari al pubblico esterno, arriva quello che effettivamente fa. Però appunto quando uno magari ti dice ah, questo si venderebbe anche la madre per due soldi, magari non sanno, non lo so neanche io, lo chiedo, non sanno invece magari a quante cose nel corso degli anni hai detto di no e che magari tutti avrebbero portato un sacco di soldi ma hai deciso di non fare. Poi ne fai una e ti mancano. E quindi la domanda era, nel corso di questi anni, da quando fai questo lavoro, da quando hai questa popolarità, hai detto anche tanti no? Io dico 800 no al giorno e alcune robe sono state anche, nel senso, de collaborazioni con un sacco di personaggi, con un sacco di trasmissioni, con un sacco di robe che io consideravo incompatibili con me. Peraltro io ho un rapporto, ma erano più non, erano cose perché mi facevano vergognare, cioè io non faccio le cose che mi fanno vergognare sostanzialmente. Poi io ho un rapporto con la sfera economica che mi posso permettere che sia molto trasparente, nel senso comunque la roba mia, i libri miei vendono, io parte dal presupposto che io faccio una vita di merda dal punto di vista dei consumi, cioè io comunque non fumo, non bevo, non mi drogo, non viaggio, non mi compro i vestiti, non mi compro le macchine, cioè non faccio un cazzo di niente sostanzialmente, quindi io il mio tenore di vita è chiaramente diverso da prima, nel senso che adesso invece di scaricarmi tutto mi posso pagare un abbonamento a una piattaforma streaming che prima invece facevo soltanto con la roba pirata, però su quelle cose là, per il resto io non è che ho cambiato stile di vita, vivo sempre nella stessa casa, cioè insomma non c'ho nulla quindi non è che c'ho un bisogno di avidità perché sennò faccio i buffi che devo mantenere un tenore di vita altissimo, per cui io con i soldi, cioè io ho reggimentato i miei incassi in una maniera per cui tutto quello che faccio per i cazzi miei, cioè tipo che ne so, i libri che parlano di me, scheletri, oppure dimentica il mio nome, la mia famiglia, delle cose, eccetera, sono soldi che vanno a me. Tutto quello che faccio per cause terze, che cazzo ne so, se parlo dei curdi, se parlo di quello che succede nelle carceri, se parlo dei fascisti, eccetera, quindi magari per le riviste o per delle cose retribuite, tutto quello che mi arriva da quei lavori là
lo do benefit per quelle cause collettive a cui afferiscono quei lavori. Quindi in realtà non so come dire, sembra che io sono avidamente alla ricerca di cose, in realtà faccio il mio, ci guadagno molto bene col mio, sto bene, un sacco di cose le faccio per poter dare a cose che mi stanno a cuore senza dovermene levare dall'economia mia. Quindi so, è una roba su cui sto abbastanza pacificato, diciamo. Mi fa specie che dall'esterno evidentemente sembro uno che ha questo bisogno spasmodico di incassare di più, perché comunque davvero non è così. Beh, per mantenere il tuo principesco tenore di vita, i tuoi orrendi vizi. Guarda, nel senso che sicuramente ordino di più di prima delle roba da magnà, cioè, però in realtà lo compenso col fatto che faccio pure molta meno spesa, cioè, non lo so. Ti chiedono invece a questo proposito come ti poni sul fatto che siano usciti dei libri su di te, cioè dei saggi su di te. Allora, va detto che chi l'ha fatto non me l'ha fatto completamente in testa, nel senso che me l'ha chiesto, mi ha anche chiesto di leggere, eccetera. È capitato in un momento terribile della mia esistenza in cui non ci ho avuto manco il tempo di rispondergli, quindi in realtà non ho idea di come poi è uscito fuori, eccetera. E boh, che te devo dire, io non so perché una persona dovrebbe voler leggere un libro su di me. Però quello sta al libero arbitrio di ciascuno di come spende i soldi. Invece per la serie Zero Calcare e le tragedie dell'umanità, e che deve occuparsi di tutte, chiedono se farai anche qualcosa sulla crisi ambientale. Non ci capisco un cazzo io della crisi ambientale. Cioè, il motivo per cui non lo faccio è che non ci capisco niente, non fa cioè, non me l'hanno chiesto un miliardo di volte, pure alcuni dei pischelli dei Fridays for Future mi chiesero delle cose, eccetera, ma fatico proprio perché non capisco, sono assolutamente ignorante in materia, posso leggermi delle cose, però sono tutte delle cose su cui non c'ho una grossa empatia, cioè non sono un negazionista climatico, ci credo, sono contentissimo se si fanno delle cose in quel senso, però mi sento che non è proprio la cosa su cui io sto a mio agio. Va bene, tu hai altre simpatiche domande o possiamo... No, abbiamo un po' sforato. Esatto, altrimenti possiamo direi lasciare libero il nostro saggio. Grazie mille a voi. Visto che l'abbiamo tenuto a sufficienza, ringraziamo anche i tanti spettatori che hanno scritto. Ma c'è pure quel coglione di Vincenzo. Vabbè, basta. Che sei diventato un sex symbol, se ne vuoi. È proprio un coglione. Ringraziamo appunto tutti quelli che hanno seguito questa diretta, molti commenti che sono arrivati, che abbiamo anche cercato per quanto possibile di leggere in diretta e di sottoporre all'interessato. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e questi sono A Babbo Morto e Scheletri, gli ultimi libri di Zero Calcare usciti per Bau Publishing da poco. E non ti conosci l'audiolibro, signori. Esatto, Babbo Morto è anche disponibile come audiolibro. E vi ringraziamo per averci seguito fino a qua. Ringraziamo Michele per la sua disponibilità. Grazie a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, bella. Thank you.